Buonasera e bentornati con una nuova puntata di Good Night Milano, l'approfondimento serale di Milano News dedicato a quelle che sono le realtà di Milano e della città metropolitana. Voi potete già vederle qui con noi in studio, un ritorno ormai, tu sei di casa praticamente qua, no? Residente. Quindi vi presento ovviamente Eva Amos, quindi Buonasera Andrea. buonasera Eva e Anastasia Lavrikova. Ciao. Detto Va bene, giusto? va bene. Bravissimo, A bravissimo. quanto pare non l'ho Confermo. detto giusto. Oggi siete qui per parlarci di una nuova mostra, giusto? Una nuova Che è mostra. Da Mars 2019. Esattamente. E introduzione sarebbe La donna dell'arte. Ah, è che questa Quindi. cosa è quella che mi hai detto prima e E non c'entra, dovevo. cioè non è il titolo Non è della il mostra, no, titolo. no. Ok, e questa mostra su che cosa verterà? Quali saranno gli Gli argomenti argomenti principali? sono le donne, sempre le donne, le femmine che ritraggono gli artisti alla mostra. No, Che ritraggono gli artisti alla mostra, ma. in realtà sono, i quadri sono già pronti. Intendevo che l'oggetto principale della mostra è la donna. Ok. Quindi noi proponiamo ai visitatori la bellezza femminile contro la violenza sulle donne. Anche un E tema comunque abbiamo, importante. abbiamo quasi 40 artisti internazionali, tra cui ci sono 33 pittori, altri sono scultori, Sì. e sono tutti di altri paesi, insomma, cioè sempre un argomento internazionale, cioè che tratta di internazionalità. E dove si svolgerà Si questa svolgerà mostra? questa mostra a Palazzo Durini, perché cambiamo Quindi sempre bell'ambiente centrale nel cuore di Milano, certo. via Santa Maria Valle 2, e Se volete segnarvelo, ovviamente, perché. assolutamente sì. Poi per vedere tutto il perché abbiamo il programma super ampio, bisogna andare sul sito, vi suggerisco di andare sul sito www.damars.info per vedere tutto il Damars.info. damars.info per Ok. vedere tutto il programma ricco del nostro evento da Mars 2019. Ecco, avete qualche performance su cui puntate parecchio in questa mostra? Se si può dire, No, se si assolutamente, possono citare. diciamo che uno degli ingredienti della mostra, perché ci sono molte, molte varie cose che proponiamo ai nostri ospiti. Beh, prima fuori onda stavamo parlando appunto del fatto di utilizzare anche l'arte del movimento. Stavamo parlando, no? Del fatto Certo. di. Spiegami un attimo questa cosa, no? Del fatto di recitare una poesia danzando. Come si fa a Sì, recitare perché una noi poesia appunto danzando? abbiamo una performance di un artista tedesco che si chiama Marek, che recita la poesia senza dire nessuna parola, che vuole raccontare magari l'Anastasia, Sì, prego, Anastasia, come intervistare. Sì. Ah sì, praticamente la performance si basa su una forma d'arte che si chiama Butoh ed è una, dan Butto. sì, è una Bel danza nome. Bel nome, bel giapponese nome. che nasce a metà del secolo scorso come un atto di protesta per l'occidentalizzazione di Giappone. E quindi questa diciamo, apertura del paese asiatico verso tutto quello che era occidentale, inclusa la musica e la cultura, veniva percepita come un'invasione di fatto. E quindi è nata questa forma quasi di protesta che si è espressa in una danza veramente particolare. Sinceramente non ne sapevo nulla fino a quando non abbiamo deciso di accogliere all'interno del nostro evento questo performer e vedremo effettivamente io dal vivo la prima volta, sinceramente Io sono l'ho già molto visto, interessante. molto così, non vedo l'ora. E quello che volevo aggiungere invece per quanto riguarda il concept della mostra, noi trattiamo la donna è proprio diciamo il payoff del nostro evento, è la donna come vittima, la donna come carnefice, la donna come musa e la donna come autrice. È Quindi la donna interessante. in tutte le sue sfaccettature. E noi cerchiamo di fare il possibile perché ovviamente coprire tutto non si può e come accennava Eva abbiamo un programma veramente molto ricco che declina ogni aspetto. Sarà in più giorni o in una Sì, esattamente, giornata? tre giorni. E quali sono questi 26, tre giorni? 27 e 28. 27 Marzo.
Esatto, già la settimana prossima. Sì. La mostra rimarrà aperta però fino al 2 di aprile, sì, quindi è possibile visitarla, è possibile vedere le opere dei nostri artisti in sede. Vi aspettate tanto da questa mostra, immagino, no? Per la location, sì, per ma anche per, gli ar- per la scelta degli sono. Artisti, sì, sì, cioè sì. È stato fatto un bel lavoro e speriamo che piaccia al pubblico perché abbiamo messo tantissimo in quell'evento lì. Speriamo che piacerà sicuramente. Tra l'altro anche i nostri spettatori, io Eva ormai la conosco da 5-6 anni ormai. Da 6 anni si sono trasferito 5 anni fa. Allora da meno di 6 anni fa, giustamente, vabbè sono le 7:15 di venerdì, sì, per tutti. Sì. Voi vi definite, prima stavamo parlando, no? Artiste ad ampio spettro, artiste, sì, perché prima ho sbagliato tu artisti e io sono giustamente ho corretto da... Giusto così. Cosa significa essere artista ad ampio spettro? Inizio io. Vai. No, vabbè, essere artisti non significa solo dipingere, ma significa fare, non so, per esempio anche il cibo è l'arte, la cucina è l'arte, no? Sei d'accordo? Sono d'accordissimo. Poi cioè, hai toccato sono... uno dei tanti. Poi alle 7:15 del venerdì. Se mi parli di cibo a me, io non capisco più niente, quindi... E quindi noi in quell'evento lì abbiamo deciso di coinvolgere non solo gli artisti, ma anche scrittrici, ma anche danzatore, un maschio. Certo, va benissimo. E professori. Le persone che lavorano nel mondo proprio artistico, come abbiamo Giacomo Maria Prati, uh-huh, che lavora in Pinacoteca di Brera. No, volevo dire che non necessariamente dipingere per essere artista. Secondo me è metterci la creatività in quello che fai, quindi esatto, approcciare qualsiasi cosa tu faccia con un con atteggiamento diverso, con dare un'interpretazione diversa alle con cose, con un punto di vista assolutamente nuovo, con uno sguardo che non è quello usuale. E nasce, secondo me, diciamo, non è il primo evento che facciamo insieme perché arriviamo da due realtà effettivamente diverse, non è il primo che facciamo, è il terzo, e quello che contraddistingue i nostri eventi è proprio la trasversalità e forse un approccio abbastanza interdisciplinare, perché partiamo da presupposti non accademici ma con una voglia di costruire un evento che funzioni, che abbia diciamo da raccontare qualcosa. Abbiamo sempre scelto dei temi molto secondo me sensibili, quindi parliamo, questa è la seconda edizione dedicata alla donna. A dicembre abbiamo fatto una mostra molto molto bella dedicata alla città di Milano, Mi Ars, la nostra fede, l'Ars, sì. E quindi c'è Mi Ars, Milano ti amo in tutte le lingue del mondo, dove abbiamo trattato Milano come la terra dove si avverano i desideri e comunque sia la città dove comunque oggi in Italia più che in qualsiasi altra città si può raggiungere qualsiasi obiettivo se ti ci metti. Ecco, io vorrei un attimo aperta e chiusa parentesi, no? Voi da dove venite? Io Volgograd. Samara. Ecco, siamo del Volga. Sempre il fiume Volgo. Se tu ti intendi del turismo, magari sai. Sì, sicuramente. Sicuramente il fiume. No, era per dire che cioè, complimenti perché il vostro italiano è perfetto. Io tutte le volte che vi sento parlate meglio italiano di tanti italiani. Quindi complimenti. Torniamo a noi, no? Allora, nelle interviste che faccio io la sera, tra l'altro dovete sapere che quando Eva ha saputo, no, che sarei stato io ad intervistare questa sera, c'è stato un momento di panico. Sì, perché non sapevo cosa mi chiedi. Cioè, ma infatti a me piace andare molto sul profondo delle cose, no? Sulle vostre persone, sul perché avete scelto un percorso di questo tipo, perché comunque è difficile al giorno d'oggi, no? Dove ci sono tante distrazioni, impegnarsi in un'attività culturale che adesso la dico proprio terra non frutta neanche tutti questi soldi. Frutta qualcosa. Ecco, cioè, perché farlo? Siamo artiste. Ecco, artiste, stavo già correggendo.
Vabbè, prego, dai, decidete vado voi. Io, vado io. No, perché appunto, come dicevo io, i background sono molto diversi. Eva è una pittrice, comunque con una storia anche accademica nel mondo dell'arte. Io arrivo da tutt'altro ambiente, quindi mi occupo, ho dei, diciamo, un'attività di interpretariato, di servizi turistici, di servizi fondamentalmente commerciali. Cibo. Ho un catering russo. Ah, bellissimo. Sì, quindi se volete mangiare il russo, caviale, noi facciamo caviale. Ecco, bene. Cioè, anche il caviale qua a Milano, però diciamo la mia così attività nel sociale si svolge all'interno della comunità russofona di Milano e sono vicepresidente delle associazioni di connazionale russi residenti in Italia. Quindi questo mi ha portato a venire in contatto con delle donne, delle situazioni in difficoltà e quindi in, diciamo, borderline per quanto riguarda determinate situazioni. Siccome il 90%, forse 98% degli immigrati dell'ex blocco sovietico sono sì. donne, quindi capisci che l'entità di questo problema è abbastanza alto. Quindi ho cominciato a, diciamo, a sensibilizzarmi verso queste cose, forniamo dei servizi di assistenza attraverso un'associazione che si chiama Solidarum e comunque lavorando su questi aspetti mi sono resa conto che molto spesso intervenire in casi conclamati dove la situazione ormai se ne è perso il controllo certo. è difficile ed è quasi impossibile. Quindi vedevo più la mia missione nell'informazione e nel raccontare alle donne che decidono di emigrare come devono fare per non finire in quelle situazioni. Quindi conoscere bene la lingua, conoscere bene le leggi, conoscere bene tutti gli aspetti della vita in Italia, che è un paese bellissimo, che amiamo, che abbiamo scelto per viverci, ma ha delle sue peculiarità. Se certo. tu non li conosci, puoi finire veramente nei guai. Tante persone ci finiscono senza appunto sapere delle cose effettivamente banali. E quindi la missione, diciamo, dell'associazione che rappresento è proprio quella di informare. L'informazione non è una cosa noiosa, secondo me, è una cosa che può essere trasmessa attraverso eventi, attraverso degli incontri, attraverso una specie di networking dove possono nascere anche delle collaborazioni, certo. ma queste collaborazioni comunque permettono alle donne di sentirsi più sicure, più a loro agio. Anche perché parlando tra di loro esatto. comunque fanno anche gruppi. Si crea esatto. la comunità. L'idea è proprio questa. Quindi sono partita nell'associazione a fare degli eventi culturali, ma con Eva comunque ci conoscevamo già da prima e a un certo punto lei mi ha proposto di fare una mostra d'arte. Io non ne ho mai fatte. Abbiamo, la prima mostra esatto, con la Vittorio Sgarbi. Abbiamo è stata fatto veramente una mostra, diciamo, faticosa, ma super piacevole. È stata una bella esperienza, però no, è andata veramente molto bene. Non so se sei stato alla prima mostra di Damars, la prima sì, edizione. Sì, sì, sicuramente. Quella, sì, il castello. Al Museo d'Arte e Scienza. Sì. E quindi abbiamo mischiato diciamo, il format dei nostri eventi e proprio metterci insieme l'arte è un aspetto molto forte sociale. In mm-hmm. questo caso, questa mostra qua, io avete trovato un punto d'incontro. Sì, 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 sì. Diciamo, sì, sì, sì. Abbiamo un'alta specializzazione, ognuno nel proprio, e poi riusciamo a collaborare su tante cose, perché le facciamo in due. Okay. Cioè sì, l'organizzazione sì, sì. delle nostre mostre siamo io, Eva e qualche volontario che però si offre. Però principalmente sì. comunque sì, sì, sì. voi sì, due. Sì, sì, sì. sì, perché ci siamo occupiamo di tutto. Sì, sì, sì. Ecco, e invece tu Eva, perché tu Eva sei sempre venuta qui a parlare sì. con noi, no? Delle mostre, eventi, eccetera. Sì, sì, sì. Chi è Eva Amos? Allora, tu sai che io sono figlia di due pittori, la mia madre e il mio padre sono pittori, quindi io nasco come artista. E quando sono arrivata in Italia ho iniziato di nuovo a dipingere, a cercare il nuovo stile e ho fatto due mostre, ho capito che si può fare di meglio, ma non perché, cioè, no, è stata bella esperienza, tutto fantastico, però io vedendo altre mostre sentivi che volevo, mancava sentivo qualcosa. Che bisogna fare molto 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 di più, arricchire l'evento veramente. Cioè, sentivo le forze dentro di me e niente, ho iniziato a fare le mostre, e tra l'altro in giro ho iniziato a fare, non sempre a Milano. Io ho fatto due mostre a Roma, a Venezia, ma
alla fine Milano, il centro del mondo, cioè in Italia, per me... Più Milano rispetto che ad altre assolutamente, città. Assolutamente. Cioè io penso, dicono, non so, Venezia. Venezia esatto, non è una città, molti dicono che Milano è una città commerciale, dinamica. In realtà no. Cioè io se esco di sera posso andare in giro per le mostre e beccare tipo 6-7 eventi, 6-7 mostre, certo. Solo una sera. E ogni sera ci sono vari eventi, cioè voglio dire, e non sono eventi di tipo, ah, una mostra, no, ma fanno le cose veramente molto interessanti, di un alto livello. E niente, tutto questo mi fa capire che Milano è veramente una città molto artistica, molto dinamica con l'arte contemporanea siamo messi abbastanza bene, cioè rispetto a Roma e Firenze. Più Milano, questa cosa non la pensavo, no, cioè, anche nella tua di esperienza. Beh, per me Milano è il centro del mondo. Ok, questa è un po' la frase che vi racchiude, no? Milano è il centro del sì, mondo. Sì, sì, e diciamo che proprio nei nostri eventi c'è molta sincerità, perché portiamo certo, quello che sentiamo dentro, che, cioè, cioè per esempio la mostra MIARS Milano, sì. Ti amo in tutte le lingue del mondo, non è la dichiarazione d'amore per Milano dalla parte di due russe? Però sì, no? Considera che come speaker sono riuscita a portare alla conferenza che c'era lì, erano tutti italiani, ma sì, neanche uno milanese. Aspetta, Vergani, sono Vergani. Sì, solo Vergani. Beh, quarta giornata. Anche che a Milano, cioè, i milanesi siano veramente pochi. Sì, 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 no, questo è vero, però ripeto, sì, abbiamo un milanese imbruttito. Nessuno milanese di loro, fondatori di... Sì, c'erano delle storie veramente belle raccontate all'interno del nostro salottino, dove le persone di settori assolutamente, diciamo, così diversi e che mai si sono incrociati in vita loro, che all'inizio si guardavano e dicevano, sì, questo cosa c'entra? Perché invece una cosa li univa tutti, sono arrivati a Milano e hanno realizzato i loro sogni. Uh-huh. E Milano gli ha dato questa opportunità, perché Milano è la terra delle opportunità e ne sono convintissima. E questo è uno slogan bellissimo, quindi grazie per questo slogan. Prego. Per Milano. Tu sei vero milanese. Io sono vero milanese. Allora, quando stiamo per concludere la nostra intervista, solitamente io faccio passare delle immagini, no? E chiedo di commentare queste immagini. Chiederei questo non sapevo, a Jason in regia se mi può un mandare test psicologico, psicologissimo. La prima foto che non è questa. Questa chi è la seconda. Vorrei la foto dell'apertura dello spazio di Eva. Ah, fantastica però questa. Ma dov'è che ce la fa vedere? Eccola qua. Probabilmente voi la potete vedere nel video. Fabio mi ha detto che ci sarà anche il gatto, però. Allora. Quella, secondo me, è una foto che simboleggia la voglia che Eva Amos ha di fare arte. Perché chi non lo sapesse oggi, quello è uno spazio artistico. Sì. Prima era una cantina abbandonata. Come diavolo ti è venuto in mente di trasformare una cantina in due mesi? Cioè, adesso, no, adesso tu hai il dovere davanti ai nostri telespettatori di dirci com'è possibile, cioè, cosa ti è passato per la testa? No, ma io, cioè, quando mi fanno questa domanda, mi ricordo sempre la frase di Fabio, quando mi ha fatto vedere lo spazio e mi ha detto, no, guarda Eva, qua era piena di roba, cioè veramente una vera cantina, ma io ho guardato questo spazio, no, la vedo tutto bianca questa casa. E forse è proprio da lì che parte l'artista che è in te, sì, no? Cioè, già vedere vedi... uno spazio pieno di cose e dici, no, questo è il mio spazio. Ma tu trasformi già dentro di te... come dovrebbe essere nella tua immaginazione la cosa che vorresti fare. E quindi avevo già visto e detto, no, vabbè, questo si può fare. Bellissimo, è una bella storia. tu sei stata sia allo spazio Giudieva, certo, non l'hai visto. Sì. Cosa ne pensi? Bellissimo. Ed artista, cioè, a metterti in difficoltà, ti giuro, no, nel senso, guarda, per me qualsiasi angolo dove ci può essere silenzio e solitudine va benissimo, benissimo, benissimo. Di solito le persone così sono quelle che odiano tutti, però esatto. non sia il tuo caso in questo senso, ovviamente. No, perché scherzando. Comunque tu non mi conosci, ma io ho 5 figli. Ma stai dicendo tu non mi conosci, ma io conosco te. No, ti ho già minacciato abbastanza per oggi. No, però ho 5 figli, quindi la mia casa è sempre strapiena di casino. Quindi
io una cosa così, guarda, la pagherei oro per averla. Eh beh, puoi sempre andare tu, ti fai pagare un pochino. oro. Eh beh, sì, direi di sì. Caviale. Okay. Sì, caviale. Caviale. E allora mi aggiungo anch'io. Ok, chiederei, visto che siamo in chiusura, di farmi vedere l'immagine, invece quella che è passata prima. Che è questa qua. E tu ridi, no? Perché ridi? Perché... io andando a vedere, a me piace un po' stalkerare i miei ospiti, no? Ho guardato un po' i profili Facebook, eccetera. E c'è questa figura di Vittorio Sgarbi, no? Strano. Che è praticamente sempre presente, una foto sì, una foto no. E tu ti cioè ogni tanto ti domandi, cavolo, ma perché su questa foto non c'è Sgarbi? Sì, ogni tanto dico, ma c'è qualcuno qua. Ecco, voi due, che rapporto avete con Vittorio Sgarbi? Perché il rapporto ce l'ha solo lei. Ce l'ha solo lei, tu ti dissoci. No, io mi dissocio totalmente, perché Eva veramente, tu hai parlato di una cosa... che la voglia di Eva di fare arte. Allora, Eva secondo me si è impuntata tempo fa a fare le mostre con Sgarbi e a differenza da me, che bene o male se io voglio una cosa ma me la prendo per vie traverse ci arrivo comunque, perché secondo me le stelle si devono mettere. Eva è un trattore, cioè è andata sotto casa di Sgarbi e ha detto adesso tu scegli io quasi la... cioè sì, sì. Quasi. È bellissima sì, questa cosa. Sì, io quando l'ho vista ho detto porca miseria. Non ha resistito. Non ha resistito. No, veramente, ti giuro. Ma non aveva altra strada, va bene. Lui non aveva scampo, poverino. No. E per inchiodare uno come Sgarbi, cioè, devi essere proprio tenace. No. Poi, dal nostro punto di vista, lui si è... nel senso, capisci che abbiamo appena iniziato. Sì, siamo straniere, facciamo delle cose che probabilmente possono... non piacere a tutti. Non piacere a tutti. Arriva un personaggio come lui e ti aspetti di tutto. Certo. Invece ci ha veramente dato una grande soddisfazione, un grande anche senso di sicurezza, sì, sia per le cose che ci ha detto durante e dopo l'evento, proprio sì, dal sì, punto sì, di vista professionale e personale. Certo, che comunque di arte, se tu pensi a un personaggio italiano, pensi a Sgarbi. Sì. Sì. Va bene, io vi ringrazio per essere stati state qui con noi. Artiste. Da voi due, artiste. È stata una bella intervista. Ricordiamo ancora un'ultima volta quando, dove e perché. Allora, vi invitiamo sicuramente il 27. Guarda, lì c'è la telecamera, è tutta tua. Allora, il 26 avremo una presentazione di un libro che parlerà di felicità, quindi del concetto di felicità contro la violenza. Il 27 abbiamo il vernissage, l'apertura ufficiale della mostra. Dalle 17 abbiamo la lezione aperta di Claudio Corrado e dalle 19 abbiamo la presentazione che facciamo noi con Anastasia e con Giacomo Maria Prati, anche se non lo so ancora. Dove? Lo so. Presso Palazzo Durini a Milano, via Santa Maria Valle 2. E io volevo aggiungere aspetta, perché poi c'è un'altra giornata che è molto importante per me. Che è dedicata appunto all'integrazione degli stranieri in Italia, e lanceremo il manifesto delle donne straniere in Italia, che sono i principi base per un'integrazione di successo affinché le straniere diventino una risorsa, perché lo siamo. Perfetto, io direi che con questa possiamo chiudere, bellissima. Io vi ringrazio ovviamente per averci seguito, vi auguriamo un buon weekend, noi torniamo lunedì con la programmazione di Milano News a partire da Good Morning Milano al mattino, per poi proseguire con tutto il nostro palinsesto. Arrivederci.